La fauna e i cetacei che vivono nei nostri mari sono i primi, le prime vittime di questo sistema di ricerca. Lo simuleremo qui. Ripeteremo il punto per 10 volte, per 9 volte, la decima andremo tutti giù per ricordare quello che avviene nei nostri mari. Ecco, si inizia a sentire il primo boom, il secondo boom, il terzo boom, il quarto boom, il quinto boom, il sesto boom, il settimo boom, l'ottavo boom. Il decimo! Questo è quello che avviene nei nostri mari. Ogni 10 secondi, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, sempre. E il boom che abbiamo fatto qui non è niente rispetto a quello che viene nei nostri mari. Come ho detto prima, è 8 volte il numero di decibel emessi da un jet in partenza. È un rumore assordante. E voi lo sapete benissimo quanti cetacei sono spiaggiati per colpa di questi gas. Per questo oggi Movimento NotRive, Greenpeace e tantissime altre associazioni si sono uniti in 8 città italiane sull'Adriatico per queste iniziative semplici ma di informazione, per dirvi che dopo il referendum del 2016 tutto continua come e più di prima. Grazie a tutti per la partecipazione.